Bene, diamo inizio a questa conferenza stampa. Io la chiamerei più presentazione, viste le presenze in campo di questa 32ª edizione di Tipicità. Se vi potete accomodare, ci sono ancora dei posti liberi. Benvenuti a tutti, ai colleghi della stampa, ma anche alla folta rappresentanza della famiglia di Tipicità, perché ci sono istituzioni che sono vicine a noi, che fanno con noi questo percorso, ma anche tanti imprenditori. Ecco, grazie di essere intervenuti. Io entro subito, saluto innanzitutto il presidente Acquaroli, presidente della giunta regionale, che come sempre ci ha voluto qui, ci ha concesso questa sede prestigiosa, il sindaco di Fermo Paolo Calcinaro. Fermo è la città dove 32 anni fa è nata Tipicità e dove ha continuato a vivere, e poi il direttore generale di Banco Marchigiano Massimo Tombolini, che è il project partner dell'evento, diciamo del brand di Tipicità. Bene, vi do qualche nota, soprattutto per i colleghi della stampa. Quest'anno Tipicità riassume quel carattere che aveva ante Covid con grande slancio, anzi direi che abbiamo fatto più di un passo avanti. Si riconferma grande contenitore di eventi, strumento di marketing territoriale. Non parliamo solo di cibo, ma in generale delle eccellenze di questa regione che ci rendono famosi nel mondo, il manifatturiero, ma soprattutto anche di turismo. 180 eventi, anzi oltre nei tre giorni, 180 eventi che parlano di tutto questo, parlano di territorio, offrono presentazioni, show cooking, ma anche tanti laboratori per delineare il futuro di questo nostro territorio. Avremo tante iniziative, poi avremo modo di entrare nel dettaglio di qualcuno, non di tutti i 180 ovviamente, perché saremo qui tutta la giornata. E abbiamo gli enti organizzatori, dicevo le istituzioni, ne abbiamo diverse, collaborano insieme al Comune di Fermo, sono il Comune di Ascoli Piceno, di Porto Recanati, saluto il sindaco Andrea Michelini, di Porto San Giorgio, il sindaco Andrea Vespini, e Comune di Sant'Elpidio a Mare, ho visto il sindaco poco fa. E poi abbiamo ancora il Comune di Senigallia, qui presente con l'assessore allo sviluppo economico, e ancora l'Unione Montana, Catria e Nerone. Questi sono gli enti organizzatori. Abbiamo tre atenei partner, che sono Ancona, Camerino e Macerata, partner scientifici che collaborano con noi tutto l'anno nella realizzazione dei progetti. Particolare saluto il professor Neri dell'Università Politecnica delle Marche, che ho visto poc'anzi. E naturalmente questo evento è in collaborazione con la Regione Marche, con la Camera di Commercio delle Marche, e con Anci Marche, qui con noi la direttrice Francesca Tedeschi. Dei partner poi parleremo dopo. Ecco, quali sono? Entriamo subito nel vivo. Quali sono le novità? In genere i giornalisti ci chiedono quali sono le novità. Allora, ricalcando la griglia di successo che ormai si ripropone da diversi anni, quest'anno noi avremo tante realtà sia italiane che straniere. Abbiamo 7 regioni italiane che vengono a Tipicità con diversi ruoli, diciamo 7 rappresentanze, abbiamo anche realtà estere. Su questo mi vorrei fermare un attimo, perché abbiamo l'Ucraina, o Ucraina, e naturalmente come doveroso omaggio che il Comune di Fermo ha ritenuto di dover dare a questa sfortunata realtà. Poi
Abbiamo la Francia, la Germania, il Sudafrica e soprattutto ospite d'onore della 32ª edizione, il Giappone. Il Giappone, con il Giappone stiamo preparando un percorso che è iniziato in primavera proprio qui ad Ancona a maggio con tipicità in blu e continuato a Macerata con tipicità emo. Saranno ospiti a tipicità, ma qual è l'obiettivo? L'obiettivo è l'Expo di Osaka 2025, l'Expo Universale, 10 anni dopo di Milano, diciamo. E questo è un obiettivo importante per noi. In mezzo a novembre probabilmente avremo la settimana della cucina italiana nel mondo, sempre ad Osaka, quella che con la Regione Marche, con il Presidente Paroli, con l'assessore Antonini, che saluto, abbiamo realizzato a Parigi proprio nel novembre scorso. Quindi diciamo che sono programmi piuttosto ambiziosi, non è diciamo una stravaganza avere qui in Giappone, innanzitutto un territorio molto sensibile a quello che è la cultura italiana, il Made in Italy, sia per quanto riguarda il cibo che per quanto riguarda il design, la moda e quant'altro. Quindi avremo un evento particolare loro, ma determinati personaggi fanno parte dei vari eventi. Ecco, avremo anche un personaggio che opera ad altissimi livelli con una multinazionale italiana della moda come CEO, poi lo posso anche dire, di Diesel, ecco, che conosce profondamente il mercato giapponese, ma anche la realtà italiana, ovviamente. Le realtà in catalogo sono 153, avremo anche molti volti noti del piccolo schermo, ma anche della carta stampata, vi dico velocemente, Benedetta Rinaldi da Rai 1, Monica Caradonna da Linea Verde Life, Gioacchino Bonsignore, caporedattore del TG5, Marco Ardemagni, la Caterpillar, Radio Rai, Giovanna Ruoperchera, Barbara Gasperini di Repubblica e ancora Andrea Madei da The Canter, Beppe Convertini da Uno Mattina in Famiglia e Marco Civoli, che è un volto conosciuto dello sport, che comunque sarà con noi, insieme anche a Maria Teresa Lamberti, che è la caporedattrice dei giornali Radio Rai, dei GR Rai. Nel mondo del vino avremo Attilio Scienza e Riccardo Cotarella, poi magari in un secondo momento vi do altre informazioni, intanto cedo il microfono per saluto a Paolo Calcinaro. Allora, grazie Angelo, un saluto al presidente della nostra regione, a tutti anche gli amministratori regionali che vedo qui presenti, un saluto al partner project partner, come dice Angelo, a Tanto Marchigiano e a tutti i colleghi amministratori e tutti i presenti. Allora, non voglio dilungarmi, però ci tengo a far presente qual è l'evoluzione di tipicità. Tipicità, quando ho cominciato a fare il sindaco, ma magari anche quando ero in precedenza assessore, insomma, entravo in questo grande calderone pieno di gente, cosa mi accadeva? Che facevo in tempo a salutare una persona che già ne dovevo salutare un'altra. Perché? Perché c'era una fortissima presenza, forse anche prevalenza, di cittadini fermati, no? Che venivano per vedere le novità. Quello che accade, l'effetto che accade sempre più, e credo che sia veramente fondamentale anche per la nostra città, è che il sindaco saluta di meno, ma non perché è diventato scontroso, scortese, insomma, ma perché oggi tipicità è diventata, grazie a una serie di iniziative portate avanti con la regione, con altre città, con altri enti, è diventata una manifestazione delle marche. Quindi la grande folla che c'è ancora
come sempre la folla che viene da tutta la regione, anche dalle regioni limitrofe. Questo, secondo me, è il fattore veramente vincente di tipicità oggi, quello che serve in una regione che si vuole e si sta affacciando anche a una conoscibilità veramente maggiore. Quindi io vi aspetto tutti quanti, sono convinto che qui in sala sarà il 100% più o meno presente a tipicità, e vi aspetto nella città di Fermo, e ringrazio veramente tutti coloro che ci credono e fanno crescere in questa direzione la nostra, il nostro grande evento dei primi di marzo. Grazie a tutti. Bene, ringraziamo Paolo Cancinaro, sindaco di Fermo. Intanto ho dimenticato alcuni altri ospiti da Cina, Emirati Arabi Uniti, Gambia, oltre a quelli che vi ho detto prima, quindi anche una rappresentanza globale piuttosto vasta. Tra gli eventi, ecco, senza voler far torto a nessuno, ma abbiamo dei grandi eventi che sono uno sulla cultura con la Fondazione Marchi Cultura, la presentazione del film Mia, che si svolge in questa regione, che o meglio la regione appunto fa da sfondo a questa vicenda, e avremo gli attori Matteo Paolillo e Esther Fantano insieme alla regista. Modererà tutto il presidente di Fondazione Marche Cultura Andrea Agostini, e ci sarà anche Silvestro Serra, direttore del Turing, che appunto si studierà anche in questo caso delle location, dei territori scelti come diciamo ambiente per girare una fiction, e che, come sappiamo per casi precedenti, è molto efficace. E poi avremo anche un forum del commissario del Sisma, saluto, Guido Castelli, quindi un simposio per parlare, poi lui magari ci farà anche una battuta, ma per parlare di ricostruzione, ne abbiamo parlato fin troppo, questa volta parliamo di ricostruzione non fisica ma sotto altri aspetti, che diciamo che è molto più importante per certi versi, sociale ed economica, quindi cito questi due, poi cedo la parola al presidente Francesco Acquaroli, ringraziandolo di nuovo, e poi lui ci deve lasciare per proseguire i lavori in aula. Buongiorno a tutti, grazie per l'invito, grazie per lo sforzo che mettete in campo per l'organizzazione della 38ª edizione di Tipicità. Noi siamo nelle Marche. Poche sono le manifestazioni che mettono d'accordo tutti, e Tipicità è una manifestazione che mette d'accordo tutti. Quindi già questo è un riconoscimento che a me piace fare, perché riuscite ad unire tutti i territori, tutti i soggetti a livello istituzionale, e saluto Paolo Cacciano, sindaco di Fermo, per salutare tutti gli altri sindaci presenti in sala e tutti i consiglieri regionali e assessori. E poi è una vetrina bella della nostra regione, una vetrina che non solo si è consolidata e che va al di là della mera esposizione o la mera degustazione, ma che racconta la filosofia, la cultura della nostra identità più profonda, manifatturiera, i vini, l'enogastronomia, e non solo l'artigianato, i territori, i paesaggi, insomma, siete veramente riusciti a creare un contenitore che va al di là dei tre giorni, ma che è diventato qualcosa che non solo gira all'interno della nostra regione e riesce a essere una fonte di ispirazione e di espressione delle nostre bellezze, ma riuscite anche a portare la nostra regione fuori dalla regione Marche, in Italia e all'estero. Lo fate ormai con continuità, e credo che questo sia veramente molto apprezzabile e auspicabile, perché ci aiuta nella destagionalizzazione, perché le migliaia di persone che da sabato, venerdì presumibilmente, arriveranno a Fermo
per tipicità sono un valore aggiunto per numero di presenze e di arrivi, anche aiutano, contribuiscono ai grandi eventi regionali a rendere la nostra regione in crescita sotto il punto di vista delle presenze turistiche, ma anche, quindi non solo per la destagionalizzazione, ma perché è diventato un punto di riferimento anche al di fuori del circuito regionale per conoscere quello che le Marche sono nel loro più profondo. Questo è veramente, come dicevo prima, auspicabile e apprezzabile, quindi noi non possiamo fare altro che sostenere iniziative come questa e soprattutto cercare di aiutarvi a crescere, perché, caro Angelo, questa manifestazione può diventare un patrimonio importante della nostra regione, più di quanto lo è oggi, più di quanto noi possiamo immaginarlo. Quindi, per quello che è possibile nei nostri limiti, che sono i limiti non solo di bilancio ma anche di legge, veramente siamo contenti di partecipare e contribuire, perché siamo certi che arriviamo con questo aiuto, con questo contributo, con la nostra partecipazione a far crescere la nostra regione. Complimenti, perché 32 edizioni sono tante e attestarsi su questi numeri, con questo successo, significa che dietro non c'è stata solo una grande intuizione, ma dei grandi organizzatori. Come tu hai anticipato, saluto il commissario Castelli, come tu hai anticipato io devo scappare in Consiglio regionale, però sicuramente sarò sabato mattina con voi per l'inaugurazione di questa 32ª edizione. Grazie Presidente Antonio per la sua attenta analisi. E anche per le belle parole che ha spesso per noi. Intanto noi andiamo avanti, chiederei all'assessore Antonini se si può raggiungere qui a rappresentare la Giunta, a rappresentare il Presidente. C'è appunto anche il commissario, se ci vuole raggiungere, perché poi saremo, bene, velocemente saluto i partner presenti che ci seguono sempre, ovviamente non cito quelli assenti, ma Piccini Group, Anna Clarence Italia, Fabio Moschini, Domina, Tre Valli Copperlat e naturalmente anche Alberto Mazzoni che ci affianca in questa edizione lavorando alacremente sia sul fronte Istituto Marchigiano di Tutelalini sia come il Food Brand Marche, quindi con gli altri prodotti che affiancano il vino. Faremo anche delle iniziative specifiche per la stampa insieme ad Alberto. Poi il Tre Valli Copperlat, saluto tra l'altro la nuova responsabile del marketing che si è appena insediata, e Sprolla. Sorbatti, Marco Sorbatti, Contram, AMAP, vicepresidente Frontini spero di non aver trascurato Coop Alleanza 3.0 che da quest'anno entra anche oltre a TPC del Blu, entra anche in TPC, e mi sembra di aver detto un po' tutti i partner, naturalmente ci sono tutte le associazioni di categoria, presidente di CNA, Confartigianato, Coldiretti, Copagri, ci sono un po' tutti i rappresentanti, la Federazione Italiana Cuochi, rappresentati da Simone Baleani. Chiaramente il fuoco ha un'importanza strategica, tipicità, perché abbiamo questa accademia, l'Accademia di Tipicità, questa cucina a vista dove si svolgono i show cooking non stop. In questa accademia poi scoppiamo nel mondo, perché poi
il chef, qui abbiamo Girolami della, appunto, dell'Accademia, rappresentanza dell'Accademia di Città, un format che esportiamo poi nel mondo, ovvero questi chef ci riportiamo. Graziella Ciria, ci saluto, ecco, vado un po' a... E a questo punto, ecco, io darei la parola, se il direttore generale di Banco Marchigiano me lo consente, facciamo una variazione di programma, vorrei dare la parola al commissario, anche lui impegnatissimo, non capisco come faccia a stare contemporaneamente su più fronti, comunque, ecco, in modo tale che abbiamo la possibilità di liberarlo. E Guido Castelli, ho voluto insieme al Ministero dell'Agricoltura e al Ministero del Turismo, rappresentano i patrocini, no? Quindi come realtà di governo, i patrocini di questa edizione di Tipicità, e con lui facciamo questo evento che è importante, la rinascita, la ricostruzione socio-economica. Grazie Angelo, abbiamo convintamente aderito alla proposta di Tipicità, di fare un focus che sarà molto smart ma anche molto utile da conoscere, perché come diceva prima il direttore, quando il governo mi ha assegnato la funzione di commissario alla ricostruzione, ha voluto anche aggiungere e evidenziare l'attribuzione di commissario alla riparazione. Dicesi riparazione di tutto ciò che è necessario per allontanare il rischio che una volta ricostruite le case rimangano praticamente vuote. Allora, siccome questo è il comitato di pietra degli incubi del commissario, che non sono tantissimi, però esistono, abbiamo messo in campo una strategia di cui daremo conto proprio alle 14.30 di sabato, proprio all'inaugurazione di città, indicando con precisione quelle che sono state le ragioni per le quali abbiamo voluto avviare un piano che si chiama Next Avenir, l'avvenire del futuro, in cui c'è posto sicuramente per la bellezza, per l'identità, per i nostri paesaggi, per i nostri luoghi, ma c'è posto anche per chi vuole fare impresa, per chi vuole fare azienda. E allora faremo un focus su questo, dimostrando e documentando come nel solo mese di dicembre abbiamo affidato ai nostri imprenditori, d'intesa con il presidente Acquaroli, che è sempre stato un protagonista di queste scelte, ben 260 milioni di stimoli economici che vanno a coordinarsi e a rendersi complementari con gli sforzi che l'assessore Antonini sta facendo sul piano della programmazione europea. Quindi vi invito a tutti, ci saranno gli imprenditori, la parola la daremo a loro, che sono quelli che si mettono in gioco, si mettono in campo e quindi hanno finanziamento, ma ci mettono davvero rischio, pazienza e autonomia. Grazie, grazie a Guido Castelli anche per la sua sintesi, per la sua capacità di sintesi. E do la parola al direttore generale di Banco Marchigiano, Massimo Tombolini. Lo ripeto, è proprio partner della manifestazione e qui è rappresentanza di tutti i partner privati. Intanto buongiorno a tutti, grazie Angelo del video. Io vedo molta energia positiva su questi incontri e credo che una regione come la nostra, ha l'esigenza appunto di creare energia e sinergia sulle varie iniziative che si trovano, che vengono messe in campo. Volevo dare soltanto un numero per capire più o meno quello che dovremo andare a fare nel corso del tempo, e quindi noi ci piacerebbe continuare a portare avanti questo tipo di attività, perché crediamo molto che le attività legate alla gastronomia, al turismo, alla valorizzazione del territorio contribuiscono a creare crescita economica. E ovviamente in una regione come la nostra, che sta in tutte le maniere cercando di essere più proattiva nella crescita economica, anche il turismo rappresenta uno aspetto fondamentale. Noi abbiamo un 3,5% del nostro prodotto interno lordo sul turismo come regione, e a livello nazionale il dato è quasi doppio, non è doppio però poco male. Il che significa che dobbiamo ancora lavorare molto per colmare questo gap e avere un maggior supporto da parte di tutto l'indotto anche del turismo, per fare in modo che appunto la nostra regione rappresenti e continui a crescere nell'ambito dell'economia dei territori.
Per far questo bisogna, come dicevo, avere grande sinergia, e su questo credo che l'efficacia abbia la caratteristica di mettere d'accordo parecchie anime, vedo qui pubblico, privato, istituzioni, quindi diciamo tutti quanti stanno mettendoci nel proprio, occorre metterci la faccia, e quindi ognuno di noi da questo punto di vista deve fare la propria parte, e occorre ovviamente iniziare con, concretamente con portare avanti queste attività. Da questo punto di vista, se noi continuiamo con questa forza, con questa sinergia, io credo che potremmo dare un grande contributo alla nostra terra, e se diamo un contributo alla nostra terra significa che per noi che ci muoviamo, ci lavoriamo e restiamo. Grazie Massimo Tombolini, direttore generale di Banco Marchigiano. E a questo punto, ecco, ho naturalmente tralasciato qualcuno, ma lo troverete tutto qui, c'è anche il Confcommercio, ma volevo salutare Davide Moglioli, chef dell'Accademia di Pubblicità, viene da Candiano e lui ha avuto nell'alluvione il suo ristorante distrutto, quindi è un'altra, diciamo, un altro segno di rinascita, se vogliamo, caro Guido, per altri versi. E anche il preside Luca Antoni dell'Istituto Einstein e Nebbia dell'Alberghiero, che collabora con noi anche in un evento internazionale. Gli alberghieri sono tutti vicini, qui vedo solo il preside di Loreto, quindi in rappresentanza di tutti gli altri. Bene, a questo punto ho l'assessore Antonini, con il quale sta brillando per una serie di leggi regionali molto importanti, quindi queste saranno anche presentate a Tipicità, dalla vigna alla tavola, appunto per quanto riguarda l'enoturismo, poi la legge sull'enoturismo, benessere con gusto, questa legge che, diciamo, proietta la nostra regione prima in Italia, mi sembra, fare una legge del genere, se non sbaglio, appunto a mettere in luce che è una regione del benessere, ma che appunto senza tralasciare il gusto che ci caratterizza, e quindi molto attivo anche su altri scenari. Io adesso non vorrei scendere in particolare, ma la cosa importante che riguarda, diciamo, l'evento più importante, perché poi ce ne saranno tanti, che riguarda Antonini, è che ci ha portato Vattani, Mario Vattani, che è il commissario per il Padiglione Italia insieme ad Expo 2025. Quindi è la prima uscita, se non sbaglio, del commissario Vattani per quanto riguarda Expo, l'ambasciatore di primo livello Vattani, che lo farà proprio a Fermo. E guarda caso si confronterà con il coordinatore, che sembra Antonini, il coordinatore nazionale delle regioni per Expo 2025. Quindi tutto rientra in quanto abbiamo detto prima, Giappone, eccetera. Quindi grossa opportunità per la nostra regione e grossa visibilità, assessore. Allora, intanto buongiorno a tutti. No, io volevo innanzitutto unirmi ai complimenti del mio presidente Coroni, ma anche degli altri contenuti, dell'amico Guido Castelli e degli altri, rispetto a questa capacità di Tipicità di aggregare, che è un qualcosa ormai non solo importante ma indispensabile se vogliamo lavorare attivamente e concretamente tutti noi. Per il territorio ormai è fondamentale avere questa capacità aggregativa di tutti gli elementi che possono appunto concorrere a dare del proprio per raggiungere determinati obiettivi. Io spesso, mi capita, ma è normale come amministratore, progetti dove chi viene chiede prima l'intervento, diciamo, dell'ente pubblico e poi vediamo tutto il resto. Con Tipicità è esattamente il contrario, no? C'è già una base consolidata di coinvolgimento di tanti privati soggetti, e poi se il pubblico vuole far parte della partita è benvenuto, e quindi noi spesso, se non sempre, non possiamo ovviamente dire di no. Quindi grazie ad Angelo e a tutto il tuo staff.
Nello specifico è un'opportunità perché per la prima volta presentiamo con l'ambasciatore Vattani il padiglione Italia Expo Rosa del 2025. C'è grande curiosità intorno a questo evento perché parliamo di un mercato internazionale che prevede già appunto nelle previsioni delle grandi aperture proprio di mercato, soprattutto per le aziende italiane, con un'attenzione da parte del Giappone, che comunque storicamente è una nazione per tanto diversa, un popolo tanto diverso, ma per alcuni aspetti anche molto legato e vicino all'Italia. Quindi noi faremo questa presentazione e poi successivamente cercheremo di coinvolgere le aziende che sono interessate a partecipare con la regione a questa, diciamo, missione, spedizione del prossimo anno. Ovviamente faremo una manifestazione pubblica di interesse perché è il nostro anche volontà in qualche modo compartecipare e sostenere le aziende a questo importante appuntamento. Quindi sarà un momento di confronto dove l'ambasciatore presenterà appunto il padiglione, alcuni eventi principali, ci sono determinati temi focus, tra questi anche la parte agroalimentare, l'educazione alimentare che è fondamentale, cui accennava poc'anzi Angelo, importante anche perché chiudo per noi, come diceva anche il direttore poc'anzi, ormai l'emogastronomia è uno strumento fondamentale di narrazione e promozione del territorio. Stiamo vedendo, esistono varie forme di turismo, lo sappiamo, abbiamo sempre detto, turismo va declinato al privato, ci sono diversi turismi. L'enogastronomia, proprio per le caratteristiche in generale dell'Italia e delle Marche in modo particolare, questa nostra abbondanza di prodotti, di biodiversità unita alla capacità di trasformazione, qui ci sono dei cuochi che rappresentano perfettamente la capacità umana di intervento sulla natura, quindi da prodotti agricoli, prodotti della natura, la capacità di trasformarli in piatti incredibili. Noi come Marche stiamo veramente ponendo le basi per una grande scommessa di promozione e narrazione del territorio e atipicità. Vedremo alcune di queste esperienze già in essere. Grazie all'assessore Giovanni Antonini, assessore come il 5 Deli, in questo caso le attività produttive. Assessore pesante, ovviamente 25 deleghe importanti, piuttosto pesanti. E vi dico un altro due eventi prima di cedere la parola all'assessore Marisa Cecotani, assessore al turismo del comune di Fermo. Ho due eventi tra i tanti, perdonatemi, ma su 180 vedo i volti e me li ricordo, ho anche perché il catalogo è in via di costituzione, di elaborazione. Abbiamo una mostra d'arte, d'arte contemporanea, organizzata con il patrocinio del Consiglio regionale delle Marche, di grande interesse, che si svolgerà appunto dentro Tipicità. E prima citavo Senigallia, l'assessore Alan Camestrari, poi la dottoressa Elisabetta D'Amico, dirigente. Loro in particolare, oltre ad essere enti organizzatori di Tipicità, faranno la presentazione della stagione, che tra l'altro comprende il raduno delle Harley Davidson, quindi questo sarà un evento anche con la moto, vero assessore? Porterete anche una moto del padiglione, sarà sicuramente un elemento di grande richiamo, ma soprattutto la presentazione di Senigallia Città Gourmet, questo grande progetto che a sua volta convoglierà Tipicità, diverse realtà, tra cui San Vittorio Campo, Isola della Scala e Foligno. Un percorso, un progetto nuovo, ma che promette molto bene. Bene, assessore, a lei le conclusioni, poi se ci sono domande da parte vostra, io mi fermo qui e siete ovviamente tutti invitati a Tipicità in questo fine settimana.
grazie dell'attenzione. Grazie, buongiorno a tutti. Ecco, l'energia, quindi, che ci salutiamo assolutamente, come ha detto il direttore, l'energia sta di energia, e l'energia di pubblicità non è mancata anche in tempo di pandemia. Io ricordo sempre l'edizione fisica di pubblicità che ci ha lasciati davvero molto, molto entusiasti in un momento in cui pensavamo assolutamente di non poterci trovare. E poi l'edizione fisica è stata anche, diciamo, no, copiata da tantissimi altri eventi, tantissime altre situazioni, e quando qualcuno viene copiato significa che ha fatto qualcosa di bello. Per cui Tipicità assolutamente di energia ne ha da vendere. Noi siamo orgogliosi, affermo, di avere Tipicità, vi aspettiamo anche quest'anno. Da parte dell'assessorato al turismo del Comune di Fermo, noi abbiamo lavorato tantissimo in questo anno per riproporre il 2024, la 32esima edizione, e quindi, insomma, ha un po' l'ufficio che scoppia, ma va bene quando si tratta di un evento del genere. Da non dimenticare il Grand Tour, perché Tipicità è 365 giorni l'anno, e questo è quello che dà energia e forza all'evento, perché per tre giorni possiamo anche fare i fuochi d'artificio, ma poi se ce ne dimentichiamo e ritorniamo all'anno prossimo e lasciamo soprattutto gli imprenditori da soli, oppure la promozione del territorio ad altro, certamente non abbiamo fatto un ottimo lavoro. Invece il successo di Tipicità è certamente questo. Grazie, grazie davvero a tutti, alla Regione, ad Angelo, inutile perché ovviamente è il motore da 32 anni di Tipicità, ma anche a tutte le autorità che sono vicine a questo evento, che certamente, insomma, non è facilissimo per la loro agenda incastrare addirittura la conferenza stampa, l'inaugurazione e il passaggio nei tre giorni, e invece lo fanno, perché probabilmente Tipicità è squadra. Grazie a tutti, vi aspettiamo. Grazie. Grazie a Marisa Cerretani, assessore del turismo del Comune di Fermo. Se ci sono delle domande di approfondimento da parte dei colleghi, altrimenti vi aspettiamo a Tipicità, dove sarà presentato anche la l'undicesima edizione che è il Club delle Marche, appunto insieme ad Angi Marche, che faremo. E in particolare qui saluto il sindaco e il vice sindaco di Antignano, che con le luminaria rappresentano una tappa importante delle 30 del Gran Tour delle Marche. Grazie, grazie. Grazie. A sabato.